E allora, quando parliamo di salute qui a Radio Radio, cerchiamo sempre di battere il tasto sulla prevenzione, e soprattutto in questo periodo che si va in vacanza, si prende il sole. State attenti, ormai lo sapete, tutti gli anni si ripetono le stesse cose, però è bene farlo. Quindi protezione magari alta durante i primissimi giorni. Se siete chiari come me, mettetevi la magliettina bianca. Io ho tanto, tra virgolette, detestato mia mamma quando ero piccolo e mi faceva mettere la maglietta bianca. Ringrazierai dopo. E i bambini mi prendevano in giro, ma adesso devo assolutamente ringraziarla. E poi è qualcosa che è entrata a far parte della mia abitudine, anche perché qualche scottatura, ahimè, l'ho presa. Quindi dopo la prima, basta, non ne ho voluto più sapere. Solide raccomandazioni, perché qui intanto abbiamo con noi Vincenzo Panasidi. A questo punto ti presento, visto che sei intervenuto. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Dermatologo. Raccomandazioni importanti, tu hai detto ringrazierai tua mamma, perché giustamente una scottatura presa anche in età precoce può poi dare dei risultati, ai noi, negativi più avanti nel tempo, e questo è il problema, giusto? Giustissimo, in effetti è proprio l'età giovanile quella più a rischio per poi poter generare dei danni che possono essere cancerogenici nel futuro. Però ammetto anche che tua madre ha creato un problema dandoti un ingombro. Ma sì, era una battuta la mia, ovviamente. No, per dire, le creme di oggi, spray, vanno bene anche meglio della magliettina, e non ci preoccupiamo. Assolutamente. Parliamo di metà anni 90, quindi ovviamente. Oh, no, non ti buttare giù così, metà anni 90 va benissimo. Benissimo. E comunque, beh, sai che insomma, chi è biondo, comunque chi rosso è più chiaro di capello, come fototipo. Il fototipo dall'1 al 3 sono quelli un pochino più a rischio. Ricordiamolo a tutti quelli che ci ascoltano, in questi casi protezione, una crema solare funziona sempre bene, dura al massimo un paio d'ore, 2 ore e mezzo, e dopo va rimessa. Ci si comincia a spogliare un po' di più naturalmente, e si cominciano magari ad osservare dei nei che l'anno prima non c'erano, o se c'erano magari non erano visibili o non se n'era fatto caso. Allora, questo è un altro discorso importante che con Vincenzo Panasidi vogliamo fare, perché è dermatologo e si occupa di epiluminescenza. Io partirei, dottore, innanzitutto con lo spiegare che cos'è questa parola apparentemente strana. Sì, dunque, l'epiluminescenza è una metodica di diagnosi non invasiva. Questa metodica è stata sviluppata negli ultimi 2 decenni e ha consentito ai dermatologi di diventare molto più bravi nella diagnosi precoce di tumori della pelle. Molto bene. EpiClick è ovviamente anche un sito dove voi potete andare a controllare, a vedere tutto quello che offre, www.epiclick.it, dove io prima ci ho fatto così un salto al volo. È possibile ovviamente informarsi sull'epiluminescenza, che cos'è. Ovviamente qui parliamo di una tecnica che serve per fare la mappatura dei nei. Esatto, quella che è la famosa mappatura digitale dei nei. Ed è possibile anche usufruire di un servizio online. Ecco, volevo che un po' ci spiegasse un po' come funziona. Sì, dunque, diciamo che fare l'epiluminescenza in generale, e soprattutto col Servizio Sanitario Nazionale, richiede dei tempi notevoli. Importanti. Siccome la diagnosi tanto più è precoce di un tumore della pelle, tanto più è efficace, allora noi abbiamo generato questo servizio che consente anche a specialisti in altre cose, non in dermatologia, o quantomeno a persone che lavorano nel campo della salute in generale, di poter diventare un centro che esegue epiluminescenze. Faccio un esempio a caso: un infermiere di famiglia, oppure un fisioterapista, o un medico di medicina generale, il pediatra di famiglia, che voglia fornire questo servizio ai propri pazienti, può contattarci. In questo modo noi andremo da lui, gli porteremo la strumentazione per poter fare le epiluminescenze. Benissimo. Lui farà solamente la foto ai nei che riterrà importanti del paziente, noi risponderemo con la diagnosi entro 48 ore. Molto bene, insomma, così funziona. Ricordiamo che tutti i controlli, ovviamente, lo hai già fatto, lo hai detto, ma bene ripeterlo, sono fatti da voi. Sì, sono esclusivamente refertati da noi, e il sito produce, dopo che noi abbiamo fatto il referto, un file PDF firmato digitalmente con valore legale, proprio come il referto delle epiluminescenze che si fa studio da noi. E quindi tutto questo per abbattere notevolmente anche i tempi di cui ci parlava prima. Adesso io prima ho fatto l'esempio del neo che a un certo punto compare o di cui ci accorgiamo. Quali sono i segnali che in qualche modo devono farci
preoccupare. Lei prima mi parlava di questa regola dell'ABCDE, giusto? Sì, questa è una regola che è bene che ricordino un po' tutti, perché è semplice, sono le prime lettere dell'alfabeto, ogni lettera vuol dire qualcosa e ogni lettera è un piccolo campanello d'allarme. A sta per asimmetria, quindi un neo può essere cattivo se asimmetrico. B sta per i bordi, tanto più i bordi di un neo sono irregolari, tanto più il neo per l'appunto può essere cattivo. C sta per i colori. Melanoma, sai, è il tumore che nasce dai nei. Melanos viene dal greco, vuol dire nero, scuro. Nella realtà però è la quantità di colori che fa la cattiveria, quindi un neo tanti più colori ha, tanto più cattivo potrebbe essere. E poi D è la dimensione, tanto più grande è, tanto più si è a rischio. E ha un duplice significato, un significato vuol dire elevazione, cioè se un neo si sovraeleva, però attenzione se se ne sovraeleva solo una sua parte. Ma la E più importante è evoluzione, cioè se un neo cambia, qualunque sia il suo cambiamento, il giorno dopo dal dermatologo. Questa è una regola fondamentale. Fondamentale, quindi cambiare di forma, colore, di tutte le caratteristiche. Diventa più che chiaro, detto. Più scuro, più piccolo, più grande, più peloso, meno peloso, qualunque modifica. Ecco, quindi avete capito, insomma, è importantissimo fare ciò. Ovviamente la mappatura dei nei andrebbe fatta in termini di prevenzione almeno una volta l'anno? Dunque dipende dal soggetto. Tanti più nei si hanno e tanto più si è un pochino a rischio. Tanto più chiari si è di carnagione, tanto più si è a rischio. Tanto più nella famiglia ci sia stato qualcuno che abbia avuto un tumore della pelle, tanto più si è a rischio. Tutti questi fattori possono sommarsi tra l'altro fra di loro. Benissimo, sono un po' tutte queste le concause che vanno a interagire. Io ricordo tra l'altro che c'è stato anche, così per raccontare anche la storia di questa attività, un premio vinto veramente di recente, 2 anni fa, che è il Digital Awards, insomma, per sì, questa siamo idea, molto, per questo progetto. Sì, siamo molto contenti di aver vinto questo premio, molto insomma, molto ambito in generale, ed è stato eletto il nostro progetto il miglior progetto digitale per la prevenzione delle patologie. In benissimo. Quell'occasione ci siamo molto divertiti anche andarlo a ritirare il premio, anche perché sinceramente non ci aspettavamo di vincere, no, di fronte a diversi colossi che partecipavano. Noi siamo un po' piccoli, però siamo ben fieri di averlo vinto. Insomma, si vede com'è, certamente così, che lavorate bene. Benissimo, allora io vi invito, è fatto molto bene il sito, molto intuitivo, www.epiclick.it, dove ovviamente potete un po' informarvi e prendere soprattutto i contatti per tutto quello che abbiamo detto. Ovviamente c'è appunto il dottore dermatologo Vincenzo Panasiti insieme a tutto lo staff di dermatologi, insomma, che sì, sono quello meno capelluto nel senso. Sì. C'è chi mi sta per raggiungere, no, però ragazzi, stavo guardando qui, insomma, neanche un neo, neanche un neo. Sì, non abbiamo nei i panni sporchi, ce li laviamo in famiglia. Oh, ovviamente esistono anche dei nei di cui non dobbiamo preoccuparci per niente. Certo, cioè, nella maggior parte dei casi i nei sono benigni. Ok, benissimo. Questo sia ben chiaro. È anche vero che un tumore può nascere da un neo, ma normalmente il melanoma, cioè nel 70% dei casi, nasce già come melanoma. E tanto prima lo si diagnostica, tanto più si può salvare una vita. Questa è la logica della prevenzione. Vincenzo Panasiti, @epiclick.it, per chi volesse scrivere direttamente al dottor Vincenzo. Abbiamo detto il sito, ovviamente c'è un numero, il 366-81-68-843, lo ripeto, 366-81-68-843. Vincenzo, abbiamo detto tutto, la ringraziamo. Grazie a voi.